Ciao ragazzi, oggi parliamo di forza. Cos'è? Quali tipi di forza possiamo identificare? Ma soprattutto, quale tipo di forza appartiene al calisthenics? Bene, scopriamolo in questo video. Partiamo con la definizione prima. La forza è la capacità di vincere o di opporsi ad una resistenza esterna mediante contrazione muscolare. Tutto qui. Vado un attimo via. Rieccomi. La forza è condizionata da moltissimi fattori, quali la qualità delle fibre muscolari, la capacità di attivazione delle stesse, la capacità di far intervenire i muscoli sinergici, l'ottimizzazione delle riserve energetiche e ovviamente dal gesto tecnico. Ma parliamo terra a terra. Oggi andremo a vedere due tipi di forze e andremo a paragonarle con il nostro sport, con il calisthenics. Forza, andiamo. Prima o poi ci riuscirò, lo prometto. Bene, identifichiamo adesso i due tipi di forza di cui voglio parlare oggi. Uno è la forza assoluta e l'altro è la forza relativa. La forza assoluta è il massimo carico sollevato, o nel nostro caso può essere il maggior numero di secondi in front lever. Ok, adesso prendiamo due atleti. Uno pesa 60 kg, l'altro rigurgito 90 kg. Il primo mi fa 30 secondi di front lever pulito, bellissimo, 30 secondi. L'altro me ne fa 15, magari neanche pulitissimo, ma comunque abbastanza buono. Ok, a livello di forza assoluta, quello di 60 kg è sicuramente vince, perché 30 secondi contro 15 non sono pochi, neanche 15, ma 30 secondi sono tanti, tanti. Ma a mio parere, ragazzi, nel calisthenics c'è un'altra cosa che conta di più: la forza relativa, ovvero il massimo carico sollevato in relazione al proprio peso. Ecco, questa è una cosa che va anche a discapito mio, perché non è che peso 100 kg che posso avere la scusa del peso. Io ne peso 70, quindi sono scarso e basta. Dai ragazzi, parliamo sinceramente, ormai se vediamo un atleta di 50 kg fare maltese su due dita non ci impressioniamo neanche tanto. Però a mio parere, quando vedo i video di Vitaly Feshchuk, che non so se sapete chi è, vi metto qualche video qui, è impressionante. Con il suo peso fa quelle cose lì, fa di tutto, front lever, maltese, planche press, fa davvero di tutto. E quello è, devo dire, che è davvero una grande espressione di forza. Per questo che dico che nel calisthenics è molto importante la forza relativa. E secondo me le gare che ci sono adesso non rendono proprio giustizia a chi pesa un po' di più. Cioè, prendiamo ancora per esempio Vitaly Feshchuk. Lui non potrebbe mai fare una gara di skill, nonostante sia fortissimo, perché è davvero il suo peso. Con il suo peso nessuno fa quelle cose lì. Ovviamente se va contro un La Rosa o un, che ne so, contro Kamenov, non vincerà mai. Senza nulla togliere a Kamenov e La Rosa, che per carità sono dei mostri incredibili, ma con il peso di Vitaly Feshchuk non so se riuscirebbero a fare quelle cose. Ma adesso parliamo di Zavorre, perché Zavorre è totalmente un altro mondo. Prendiamo ancora per esempio Vitaly Feshchuk. Lui è fortissimo, Zavorre, fa davvero dei chili impressionanti, mi sembra 150-160 di dip. Però quanto pesa lui? Andiamo a prendere Vicky Santoro, sarà forse 70 qualcosa chili. Ma quanto pesa? Quanto solleva Vicky Santoro? 120 di dip? Cioè, capite che la proporzione è a favore di chi pesa di meno adesso. Quindi ragazzi, dobbiamo sempre valutare in base al gesto, appunto. Se parliamo di Zavorre, la forza relativa va a favore di chi è poco pesante e solleva tanto. Quando parliamo di skill, invece, è totalmente l'opposto. Ed è anche questa la cosa bella del calisthenics, che ognuno può specializzarsi in quello che vuole, in base a come
com'è fisicamente, a come si trova meglio. Ovviamente se uno è pesante e vuole fare skill, ma le può fare benissimo, però deve partire già in testa che non potrà arrivare a fare tutto come, come gli atleti che sono alti 1,50 m e pesano 50 kg, ovviamente. Però davvero tutti possiamo fare tutto. Ok ragazzi, questo è un breve video per farvi capire come la penso io sulla forza nel calisthenics. Fatemi sapere voi con la scheda in alto che cosa ne pensate, oppure con un commento. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Bella ragazzi!